Ok, sono in live. Allora. Sì, posso andare a fare un gigante allora io. Allora, possibilità di andare a fare un gigante oppure vedere come passare il ponticello. Oppure di andare a fare il dungeon. Catacombe di Tetraluce. Cosa vuoi fare? Va bene. Tanto i giganti possono sempre aspettare. Allora, cambiamo l'equipaggiamento. Mettiamo per la build, nella nostra carissima build di sanguinamento. Però anziché l'armatura a sanguinamento mettiamo questa qua perché è più resistente. Qua dell'ariete. Gli amuleti, allora adesso mettiamo amuleti per recuperare vita, non si sa mai. Ok, il vaso della fornace. Andiamo via un attimo. Allora, andiamo a riprendere il cannocchiale. Andiamo a prendere il velo mimetico. No, sbagliato. Velo mimetico. Ok. Vai, il vaso adesso non ci interessa. Preci mi va bene questo. Ok. Perfetto. Io sono qua, sono pronto.
ci sei? Sì. Padone Sauriano. Io sono già dentro al dungeon. Sono davanti al falò. No, devo ancora farlo tutto il dungeon. Sì. Vabbè, siamo in due. Sei già dentro in Elder Ring? All'inizio, dalla cima scendi verso il basso, poco dopo gli scarabei. E poco più giù, quando vedi gli scarabei, scendi alla quarta riga di sotto, dopo gli scarabei. Ma quella la cambi dopo. Intanto facciamo il dungeon. Lo cambiamo davanti al boss. Beh, vabbè, ma lì, io mi assetto poi davanti al boss per il boss, eh. No, per il dungeon mi assetto in un modo diverso. Io la build sanguinamento l'attivo completa davanti al boss. Per il dungeon mi assetto per ripristinare la vita. Col cambio del ghermitore e la fase di sacriderma, per i panni di sacriderma, che ripristino punti vita.
Ci ho messo falso Prifan Sacriderma, emblema della spada alata marcescente, cameo del ghermitore, schegge di Alexander. Così i due ripristinano vita e due mi aiutano per l'abilità della fiamma di sangue, anche se non è al 100%. Poi dopo, per il boss, mi assetto poi dopo. Hai messo il segno? Catacombe di Tetraluce. Sai già dov'è? Ok, hai messo il segno? Ok. Tanto i golem della fornace abbiamo già capito come batterli tranquilli, in modo senza problemi. Lo facciamo anche dopo, lo posso fare anche in un secondo momento. Ce ne sono 8 in totale. Siamo attenti agli invasori. Oh, di qua, di qua, di qua, di qua. È lì dietro lo sto. Ok. Ah, accende le luci, questa qua, così si vede meglio. Va bene. Questo qua accende solo le luci. Là c'è un passaggio. E là sotto ce n'è uno. Facciamo il danzo, poi dopo al massimo torniamo indietro. Che là secondo me c'è qualcosa di importante. È in un punto troppo strano. Attenzione mago, non si vedrà scudo e poi magia.
prendi con Valaria Sepolcrale livello 1. No, non mi serve. Allora, cosa dice qua? Guarda su, in breve cerco oggetto prezioso. Là! L'oggetto prezioso è là in fondo, se guardo su. Allora c'è un oggetto importante là. Vuoi farlo dopo o vuoi farlo adesso? Andiamo da Allora andiamo adesso, dai, finché siamo qua, abbiamo svuotato. No, ah sì, c'è la scala. Io quando ci sono dei cunicoli strani, non so perché, l'istinto mi dice di controllare. Infatti il padre ha detto, ma siccome è qualcosa di importante, e guarda caso il messaggio mi ha dato ragione. Allora, bisogna stare attenti qua. Eccolo! Ho sbagliato il salto. Ci dobbiamo ritrovare. Quando salto sul condicione non devo saltare, devo solo andare avanti. Ok, va bene. Rimetti il segno. Hai messo il segno? Allora, bisogna saltare sulla ringhiera, poi dopo bisogna solo andare leggermente avanti. Senza saltare, perché sennò salti di sotto. Invece ho fatto un altro salto pensando che andasse bene ugualmente, invece no. Non mi becchi stavolta come hai fatto prima, che mi hai anticipato. Ah, qui la luce è già attirata. Va bene. Piano. Piano, lì, ce l'ho fatta. Piano, vieni avanti piano, leggermente, leggermente. Ok. E adesso si salta di sotto. Aspetta. Ok, leggermente di sotto, piano piano. Cosa c'è qua? Medaglione d'ambra verde più 3. Ottimo! Solo quello? Sì, si può andare di sotto. Ti puoi infatti calare di sotto. Attenzione là.
Boh, fatto fuori, secondo me era il mago. Ok. Andiamo. Cioè? Non me l'ha mica dato ma il nome di che ci hanno invaso. Un Valario spettrale di tipo 2. Oh. Oh, ma adesso però. Oh! Adesso però basta, eh! Sì, adesso curo tutte e due. Metto anche lo scudo e l'amuleto, così mi carica più velocemente. Era un mago là sopra che l'ho fatto fuori, non riuscivo neanche a mirarlo perché non ti dava la possibilità di mirare perché ti lanciava le magie di continuo. E io ho messo anche l'amuleto e lo scudo, così la baretta sale più velocemente.
sembra che ci sia un ripiano là sotto, solo che non capisco. E lì c'è sotto c'è una scala. Lì sotto c'è una scala. L'hai vista? Se vieni qua, a bordo della ringhiera, e prova a guardare a sinistra. C'è la tua destra, voglio dire. Da come sei posizionato te. Vedi che c'è una scala? Con la finestrella? Solo che se uno si butta giù, si ammazza lì. Devo vedere come fare ad arrivarci. Qua c'è una scala che va su. Andiamo prima su. Vediamo cosa c'è qua. Più avanti tradimento. Boh. Ah, accende le luci. Adesso per scendere, ah, qua. Osso sottile di animale. C'è un passaggio lì. È sottile qua. Avanti leggermente, piano, piano, piano. Ok. Piano, ecco, dietro di te, sta attento, eh. Il cavaliere della morte, corazza del cavaliere della morte, guanti e schinieri. No, qua si muore, non c'è niente. C'è l'armatura del cavaliere della morte, qui c'è un mago. Non t'avevo visto, te mago. La scala. Ah, è quella scala famosa che avevamo visto prima, sai? Beh, abbiamo preso un'armatura nuova, l'armatura del Cavaliere della Morte. Qua c'è la fiamma viola, come l'aspettare di spettrali di tipo 9, l'abbiamo già fatta. Allora, qui si va giù da lì o si va da qua con la... o si va da qua. Vabbè, uguale. È uguale. Però c'è un altro di quelli... Giù di là o su di qua. Io vado a provare su.
Qua c'è un'altra scala. No, ma dove andiamo? In paradiso? No, porta di salire. Ah, abbiamo fatto il giro, beh. Tutto il giro, ok, possiamo scendere allora. Siamo tornati, sai dove abbiamo acceso l'ultima luce? Dei sotterranei. E eravamo tornati lì. Ho riconosciuto la zona. Boh, qua credo che abbiamo ispezionato tutto. Poi l'armatura, se non ce l'hai, te la passo io. Armatura della morte si chiama. Si chiama esattamente quello del Cavaliere della Morte. C'è tutto il set. Allora, vado a vedere subito. Allora, l'elmo. Se c'hai l'elmo, c'hai anche tutto il set. Se c'hai l'elmo. Allora, l'elmo dei Cavalieri della Morte. Fa vedere dove si trova. Allora, è verso il fondo praticamente. Praticamente hai presente dove c'hai quelli col pennacchio? Quegli elmi col pennacchio? Questo verde 4 di elmi col pennacchio. Un po' più in basso c'è il Cavaliere della Morte. E la riga sopra dove c'hai quello degli Odi, l'elmo de degli Oslof. Comunque verso il fondo. E sopra all'elmo col teschio. Un po' più sopra. L'elmo fatto a teschio. Quello dovreste averlo. Beh, allora te lo passo io. Non c'hai neanche quello che lo dico? Beh, te lo passo io, tranquillo. Sì, che è un elmo che ha la faccia da teschio. Allora, un po' più sopra. Di poco. Io ce l'ho 3 righe più sopra. Beh, te lo passo io, senza problemi. No, forse ce l'ho doppio, beh. Forse ce l'ho doppia. Aspetta, vieni qua. Forse ce l'ho doppia. Perché forse mi aveva passato un amico. Allora, Cavaliere della Morte qua.
Abbandona. Sì, prendi l'elmo. Poi corazza. Vediamo. Corazza da Cavaliere della Morte, doppia anche questa. Poi guanti, andiamo a vedere i guanti. Abbandona, che doppio. Poi gli stivali. Abbandona. Ok. Così ce l'hai tutta. Attenzione qua. Ma là che c'è uno che ti spara o... Come funziona quello là? Andiamo a ripulire la zona. Convogliare spettrale di tipo 8. E io come ci faccio ad andarla sopra? Che c'è un oggetto, il mostro. Cioè quello che è stato ucciso. Boh, adesso ci guarderemo, lo capiremo. Ah, uno deve stare lì. Deve
Devi stare là, te. Ernest, devi stare là, mi devi tirare su perché l'oggetto sta, l'oggetto sta brillando ed è là in alto, mi devi ritirare su. Prova a vedere se riesci a tirarla. Vai. Sì. Io come lo uccido? L'unico è suicidarsi. Suicidarsi e ritornare qua a ribatterlo. E tirarlo giù. È un oggetto arancione. È lassù in alto che brilla. Sopra questa piattaforma. Non dobbiamo ucciderlo. Dobbiamo entrare là dentro e farlo fuori quando viene giù. Niente, mi suicido. Mi suicido, era l'unica cosa. Stato di Marica. Ultimo luogo visitato, stato di Marica. Ah, beh, sì, è vero. Grande convallaria spettrale, presa. Allora, tu invece sei all'inizio del dungeon, giusto? Ok, la grande convallaria l'ho presa. Adesso mi torno a suicidare e faccio ultimo luogo visitato, così torno al falò. E ti posso evocare, andiamo avanti insieme, così la grande convallaria l'ho presa. Ok. Rimetti il segno. Ah, è l'unica cosa da fare. Prendo così ho recuperato le mie anime, sono sicuro di non averle perse. Ho recuperato la grande convallaria spettrale. E poi dopo mi sono spostato al falò in questo modo. Ok. Sono quelle per portare le vocazioni a più 10 e con Vallaria. Io grande convallaria così l'ho recuperata. Quello bisogna prima tirare giù la piattaforma e ucciderlo dopo. Se tu dopo vuoi andare a prendere nel tuo mondo, ti do la mano. Oh! Oh! Cavolo, non mi lasciava mica, mi lasciava mica colpirlo.
Oh, ma Madone Sauriano. Che dungeon impegnativo che era questo? Vabbè, ne abbiamo fatti anche di più impegnativi, però. Boh, ho ucciso il cannone portatile. Vieni. L'ho ucciso da lontano con le frecce, stando millimetricamente nella posizione giusta. Mi piace troppo usare le frecce a me. Sei? Le frecce mi piace troppo, è proprio da cecchino le frecce. Bravo pistola che sei stato.
Ma visto che l'abbiamo già preso la Convallaria, se lo riuccidiamo ci dà un'altra Convallaria o non c'è più il tipo? Sai te se ci dà se di continuo delle Convallarie? Te lo immagini? Stare qui un paio di giorni, in un paio di qualche giorno, ci facciamo la scorta. Là c'è il tetto di una casa laggiù, si vede. Via, 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 via,
No, scendi giù. Sono saltato qua, non proprio addosso, ma quasi. Ce ne sono due. Lo uccido da qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Obbligato a venire giù da là, beh, il tipo. Mi ripristino la vita, con gli amuleti, lo scudo, un pochino. Prepara gli anelli te. Poi dopo mi dire che magia è quella degli anelli, perché la voglio vedere se ce l'ho anch'io. Ma l'hai preso nel DLC? L'hai preso? L'hai preso nel DLC? È davanti da noi. Come hai fatto a salire da lì? Lo sai solo te, però va bene. Allora state evocando un'altra parte, va bene.
Ciao amico. Ci sono. Sì. C'è il mago là sotto. Tu sei. Sai dove ci ha fatto. Sai dove ci fa andare? Dove c'è il grande vaso? Lui è furbo, ci fa andare dal grande vaso per farci uccidere. Eh sì. E cosa succede? Se il grande vaso, forse non si dà più la convallaria, però c'è ancora. E lui ci fa andare là, perché così dopo. È caduto, pensava di scendere in un piano con un ripiano un po' più basso. Invece è caduto nel vuoto. Sai, di solito ci sono i piani come questo che sono più bassi, sai che c'è un ripiano più basso. Sì.
pensavo che ci fosse un piano più basso come quello che c'è qua. Vedi da lì sopra venire qua? E invece è rimasto fregato perché c'era il burrone. È andata lì dietro e guardando noi è volato di sotto. Che figura! O no? Però non mi sembrava poi una gran forza, perché le stava prendendo di brutto. Vabbè. Ah, perché qua c'è la piattaforma. Lui pensava, qua devono ancora scendere, c'è la piattaforma. Invece la piattaforma era giù perché eravamo morti noi, morto poi contro il vaso. Cioè contro quella statua gigante. Pensavo che ci fosse questa piattaforma. O c'era un piano più basso o c'era la piattaforma. E invece rimasto fregati in tutti e due i casi. C'è ancora. Allora, tutta a sinistra. Sì. Ma avete fatto consumare due ampulle. Come osate? Oh, le mie anime. Non c'è niente. Boh, qua possiamo andare avanti, da qua. Un bello scrigno, cosa ci sarà mai? C'è di folletto bocca larga, qua. Ci sono delle ceneri di evocazione. Ceneri, ma dato ceneri di folletto bocca larga. Sai quel cannone che sparava prima, che ogni tanto ci sparava, il cannoncino piccolino? È quello lì che ci fa evocare. E qua dentro. Sì, quello sì, carino. Beh, ce l'hai quell'altro. Si chiama Cene di Mosca Umana. È un po' più sopra. È un po' più sopra del folletto. Sono tre mosche disegnate. Beh, andiamo, te lo faccio prendere io, so dov'è. Allora, o giù o di qua. Io vado di qua.
con Valar spettrale di tipo 4. Non fare capriole, Harry, che voli di sotto. Sempre da dove eravamo prima. Era l'alternativa della strada. Se passi di qua non prendi le ceneri. Se passi e viceversa, va bene. Ok, siamo già dal boss. Allora, prepariamoci solo la cura, perché io sono messo un po' male. Ah, ok. Ottimo sapersi. Cometa di Hazzul. Possiamo usare anche quell'altra che abbiamo preso con noi, la proiezione rocciosa. Sì, il cometto forse un po' più veloce. Io vado a distrarre della rovina allora, che è un po' che veloce anche lei. Allora, la vita è a posto. Sì, quello indubbiamente. Allora, che vado avanti di cometa. Devo mettere quello per poter talismano della messa in pietra, potenza notevolmente la potenza delle stregonerie. Se adesso lo metto su. Che tipo di danno fa lui? Allora il sacro ce l'abbiamo. Il danno sacro ce l'abbiamo, penso. Freccia dorata. Oh, ma l'invasore alle spalle. Non lo so. Ci hanno invaso. Ah, ritorno al luogo di partenza. Vado in bagno e arrivo. Cioè, mi ha attaccato alle spalle, metterlo nell'inventario, non ho fatto in tempo.
Allora, adesso andiamo a cannone, perché sennò qui il dungeon non lo finiamo mica più. E non ne passo neanche il nome dell'invocazione che ci ha invaso, praticamente ci ha invaso e ci ha attaccato alle spalle. Aspetta, che qua devo fare per forza così perché c'è quel vaso là. Ok. Fatto fuori. Qui c'è il mago. O facciamo il giro dall'altra parte o cerchiamo di uccidere il mago. Cosa vuoi fare? Quel mago che è da lontano che ci spara con la magia di continuo. O se no torniamo su e facciamo il giro dall'altra parte e facciamo la scala qua sopra. C'è un altro passaggio. Solo stare attenti con i salti e basta. Tanto sono due salti, due saltini. Allora, qua. Piano, avanti piano. Lì. E avanti piano. Lì. Di qua. Scendiamo di qua e poi di qua. Vedi dov'è? Di qua. Boh, mago l'abbiamo fatto fuori.
Boh, adesso arrivo su e lo rispediamo giù. Lì, morto. Ce ne sono due. Puoi ucciderlo quello là in fondo se ci riesci. Mamma mia, che male! Allora, la cena l'abbiamo presa. Di qua allora.
Allora, scudo, rimettiamo il nostro scudo, gli amuleti, lo metto per le stregonerie, danno sacro, ci avevamo qualcosa per il danno sacro, magico, folgorante, treccia dorata. Ce n'era un altro per il danno sacro, se vi ricordo bene. Dai! Oh, non me la fa mica entrare! Sì, ma fate entrare! Ma dai! Non mi puoi uccidere così! Non mi puoi uccidere così! Eh? Dai, proviamo l'ultima volta, dai, ci proviamo! Devo farla da solo? Ho dovuto caricare la magia, ero senza anche di quella. O faccio uno o faccio l'altro, eh. No! Perché non mica scelto Marika perché pensavo che venisse con me! Lo so, ma io pensavo che venisse con me!
Ho caricato, ho detto, c'ho la vita quasi piena, mi carico la magia, ne metti che carico la magia, Euro mia. 1974 TCO. Forza bicipite. Ci provo. A quel punto, quando ho visto che aveva tutta la vita, cioè non ero un po' più full vita, ma ero pieno, abbastanza pieno. Ho detto, mi carico la magia perché sono secco, nel momento che ho caricato la magia. Mi ha fatto fuori tutta la vita con quegli anelli. L'unico sto punto qua è evocare la lacrima riflessa. Ma dai, sono morto qui! Prima di arrivarci da solo! Vabbè, ho perso 1,5 milioni di anime, va bene. Tanto stai giù. Carichiamo la vita e ci carichiamo la barra della magia.
Sono arrivato al vaso. Ma dentro stanza del boss lo uccidi, c'è mica un falò da accendere. Perché se no dicevo, venivi fuori ti trasportavi a stanza del boss e tornavi indietro, tornavi fuori. Ma dai, sono qui dal vaso, mi ha fatto fuori dal vaso, il vaso, non riesco neanche a superarlo. Boh, ho superato il vaso. Boh, sono quasi al boss adesso. Questo deve essere l'ultimo ascensore, poi dopo c'è il boss. Questo e mettiamo quello blu, danni magici. Danni magici, resistenza ai danni magici. Sacri. Parlaccio. Poi.
Dai. Lancia bastone spinato. Oh, ce l'abbiamo fatta finalmente. Sì, c'è il falò. Cimitero desolato. Ah, qui c'è la porta del dungeon. Ok. Vuoi venire al cimitero? Allora, appena ti trasporti al cimitero, appena che sorpassi la porta del boss che è lì vicino al palò, metti fuori il segno, perché dentro è la stanza del boss, non credo che quello si possa mettere. Sì, infatti dentro la stanza del boss non si può. Ok, torno a cambiare build. No, io mi trovo meglio. Magie proprio in casi eccezionali, però metto i talismani quelli da fare danno. Cioè, posso usare sempre il bastone, però preferisco usare i talismani d'attacco normale, se no la spada non riesco mica ad usarla. Cioè, non faccio niente con la spada dopo. Ok. Qua da torno non ho visto che non c'è niente, non mi sembra di aver visto niente. Ah. Metto il segnalino dove c'è la mappa. Sembra come che sia un sigillo, perché è l'unico punto che c'è del fuoco, però non ti fa premere niente. Boh.
Oh no, un altro invasore. Ho fatto rientro nel suo mondo, va bene. Vai, bravo. Togliti dalle scatole, invasore. Io qua non vedo niente. Anche perché si fa fatica a capire qualcosa senza una mappa. Ecco. Perfetto. Prima di andare a sbloccare la mappa, prima di farti il resto. Ma delle capre con gli occhi color fuoco, te le avevi mai viste? Io no. C'hanno gli occhi infuocati. Mano scellerata. Mano scellerata, beccata. Allora, la mappa è di qua. Sopra non c'è niente. Allora, la mappa è lì in fondo. Sì, ma non voglio fare l'inchino. E là c'è una grazia, là dentro. Però chissà perché c'è qualcosa che mi dice di stare attento. Due frammenti d'albero ombra. Nessuno gua a guardia in guardia. Bottiglia di profumo frenetica. Bene. Allora. La mappa dell'abisso non fa vedere niente di strano.
Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Tanto non mi becchi. Lì, voi tre siete andati già a benedire le galline del prete. No, di qua non si sale. Di qua. Una runa spezzata. Guarda, pioggia. Ma qui non c'è mica, qua non piove mica. Che messaggio strano è quello lì? Allora, qui non c'è niente. Sì. Cimitero desolato, rovine della chiesa, sentiero del bosco, cimitero desolato, basta, quei tre qua. Allora è nell'altra zona che dobbiamo ancora visitare. Vabbè. Ah, io sto esplorando. Se sai dov'è l'altro falò, va bene. Qua cosa c'è qua? Ah, la chiesa. Sì, qua la chiesa abbandonata. Io ho messo delle freccette per seguirci tipo un percorso per capirci un po' meglio.
Però se tu sai già la strada, se sai già dove sbloccare un falò, tanto meglio ancora. Ci vuole il backstab alle spalle. Come ho detto, metti l'amuleto, quello per non fare rumore. Ampolla di Crepus. Oh, c'è un invasore. Se riesce a bloccarlo. Sì, però cioè, si stava curando e mi è arrivato il colpo a me. Non ho capito co chi, co cosa mi ha ammazzato. Va bene. Sono nella chiesa io. Però non era forte, solo che mi è arrivato un colpo che non ho capito da dove. Non ho pensato a curarmi perché lui si stava curando lui, ho detto lo colpisco e lo danneggio. Va bene. Te hai capito cosa mi è arrivato addosso? Io non ho visto niente. Ho visto che lui stava bevendo l'ampolla. Boh. Se metti l'amuleto di Crepus che non fai rumore quando ti muovi, ti puoi avvicinare al nemico senza far rumore e gli puoi fare il backstab alle spalle. Me l'ha detto così, mi ha detto Luca. Salati. Sì, di qua, uscita. Annulla qualsiasi rumore che tu fai quando ti muovi. Sì. Amuleto di Crepus si chiama. Annulla qualsiasi rumore generato dal movimento, c'è scritto. Quindi i nemici non ti sentono. Sì. È vicino a quello del gatto praticamente. Le mie anime dove sono adesso? Adesso più o meno qua. È là in fondo, trovate. Ma ha detto, l'unico modo è col backstab, se no non gli fai niente. Cioè, potresti fargli anche il parry volendo il parry, però il parry devi evitare devi parare il suo colpo e fargli il parry, capito? Da davanti. Da davanti.
dal davanti gli devi bloccare il suo colpo e fargli il parry, però è più difficile. Dal di dietro invece gli puoi fare il backstab. Se non ti vedono. Allora, dove dobbiamo andare noi? Per il falò? Comunque, se possiamo evitarli, li evitiamo. Teniamo su quell'amuleto qua che non ci sentono. Vedi che i topi non si girano neanche, non ci seguono neanche. Proprio se gli sei proprio vicino vicino ti sentono, ti vedono. Perché gli ero davanti. Però mi ha detto che se li uccidi ti danno un oggetto abbastanza importante, mi ha detto Luca. Però non so che cos'è, non so che cos'è. Allora, qui è il falò. Sentiero del bosco, questo qua. Ok, boschi abissali. Allora, quella roccia là in davanti da noi con quel grosso albero, ci potremmo andare a visitare finché siamo qua. Perché da qua penso che di qua non si possa mica andare. O sì? Sì. Passiamo di qua, beh. Dai, facciamo prima i piani più alti. Andare in basso facciamo sempre in tempo, tornare ai piani più alti si fa sempre più lentamente.
Il tipo è là. Oh, non gli faccio niente. Fammi vedere scusa, cosa, come si battono questi qua, perché sono proprio curioso. Allora. Vediamo se un tipo li incontra e cosa gli fa. Ok. Ce n'è uno lì davanti, vediamo cosa fa. Continua a subire. Allora, gli va davanti alla faccia, con lo scudo, respinge la sua presa e poi lo infilza come uno spiedino. Praticamente è un Perry. Col Perry. Quando lui si china per prenderti con la faccia, gli devi fare il colpo con lo scudo da respingerlo. Ti evoco qui a boschi abissali. Però lo scudo che abbiamo noi serve solo per parare, non fa quella mossa lì. Ci vuole. Eh sì, quello che dà il colpo laterale, dà il colpo laterale, sai? Quello che come per schivarlo, come per respingerlo. Il colpo laterale. No, di lato lo fa. Lui lo fa col colpo di lato. Vediamo. No, no, questo non va bene. Ci vuole uno scudo medio.
Secondo me. No, con così, 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 con R2, L2 voglio dire. Fa questo colpo qua per evitare la sua testa e poi con R1 lo infizza come uno spiedino. Come hai fatto con la testa, sai, dopo con la testa, con il gigante, quelli della fornace, che gli ha infizzato la testa. Quando cadono quelli della fornace, uguale. Prima il colpo così e poi con R1 lo infilzi, insomma. Allora, lo scudo che abbiamo noi funziona con lo stesso uguale. No. Questo qua no. No. Ci vuole lo scudo intermedio. Troppo grossi questi. Vediamo. No, questo è troppo grosso. Quello di Mesmer. No. Dottone. No. Oh, ma uno scudo. No, scudo della notte non va bene. Questo qua. Scudo Regno del Sole. Il tuo come il tuo qual è? Lo fai questo te? O il tuo? Oh, torniamo a mettere quell'altro scudo. È qui, di fianco a noi. Oh, ma non sapete proprio come divertirvi, eh? Oh. No, questo qua non lo fa mica. Questo qua. Regni del Sole. Sei più bravo te per fare queste cose qua. Andiamo a provare. Un po' più in basso dello scudo della notte. Qual è? Come si chiama? Ah, c'è la cenere sopra. Come si chiama lo scudo? Come si chiama?
Cariano, magico più 25, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sì? Ok, perfetto. Però la magia è andata un po' giù. Ok, è là. Devo aspettare che lui ti attacchi e quando ti attacca praticamente da respingerlo e lo si infilza. Ti dà un oggetto strano, ma ho visto. Anche nel video. Anche lui ci ha provato un paio di volte. Sa, almeno averne uno di questi oggetti qua, poi se si possono passare li moltiplichiamo. Il più è beccarne uno. Vuoi vedere il video come si fa? Ah, stai facendo nel tuo mondo? Vuoi vedere un video come si fa? Te lo mando il video. Dai, ti rigiro il video su WhatsApp, va bene? Sempre con quella mossa lì. Provo anche io nel mio mondo. Il primo che ci riesce. Io ci sto provando, ma non ci riesco a infilzarlo. Bisogna capire come, quando è il momento giusto. Proviamo a capire come si fa, qual è il momento giusto per colpirlo. Appunto per quello. Ah, niente, mi ha ammazzato. Vuoi venire a farlo nel mio mondo? Se tu ci riesci, almeno prendiamo, prendo la, almeno abbiamo due uva dilatate dopo. Abbiamo due da moltiplicare.
Ok, se metti giù il segno, io ho già usato per vedere i segni. Io ci ho provato, ma non devo capire qual è il momento giusto. Io provo a premere di continuo il tasto quando mi si avvicina, ma non riesco, ci vuole proprio la precisione. Sì, ma noi ci basta prendere almeno un'uva dilatata per moltiplicarla. E così ne abbiamo due dopo. Facciamo prima moltiplicarla. Perché non sappiamo neanche se si può passare quella lì, per quello dicevano prendere almeno due, poi si fa prima a moltiplicarle. E poi di resto lo evitiamo. Messo il segno? Bisogna fargli un Perry perfetto. Oh, grande Ernest! C'ha più vita! Uva dilatata per uno, perfetto, vediamo. Inventario. Perché ne ho 329? Va bene, perfetto, non ci serve neanche più.
Beh, ora sappiamo anche che cosa dà e non abbiamo più bisogno di quelle lì. Di qua. Cosa c'è qui sopra? No, non vedo niente. Di qua. Ernest, sei? Ah. No, io quello del Krepus lo tengo per non farmi sentire dai nemici. Però secondo me di là si ci va. Io voglio andare a visitare di là. Cosa c'è? Oh, arrivo subito. C'è un invasore. Possibile giocare così. Non so dov'è. Ho visto il nome. Che io volevo andare su per la rupe lì, vedere cosa c'è qua sopra. Andiamo di qua, dai, nel frattempo noi. E là, vabbè, dietro di noi. Di qua, Ernest.
Sono sempre di quelli? No. Pietra di doppietta da forgiatura. Una viola. Qua. Cosa c'è qua? Frammento d'albero ombra. Se lo vuoi mettere qui, un segno. Sì, è nella tua mappa. Qua, devi saltare qua sopra per niente dove sono andato io. Qui. Salta. Avanti. No, avanti, avanti, lì. Ok, salta muoio qua adesso. No, poi devi saltare in diagonale. Aspetta, vengo giù anch'io. Così, aspetta, così. Che l'ho fatto prima. Qua, ecco, vedi? Ecco, infatti ho fatto un salto strano. Cosa c'è lì sopra? Ah, potrebbe anche non esserci niente, ma troppo in alto o troppo in alto? Vabbè, dopo ci proverò da solo col cavallo, forse con il cavallo serve. No, c'è niente, strano ma vero. No, se ci arriva con il cavallo, ci potrebbe arrivare con il cavallo, secondo me forse. Andiamo dall'altra parte, vado dall'altra parte. Con il cavallo sicuramente c'è un ponte. Sì, è l'unica. Se no, se... Perché lì c'è un po', lì c'è un ponte. No, non ti può usare neanche il cavallo.
Non ti fa usare neanche il cavallo. Tutto a piedi. Vado a vedere nell'albero qua centrale se c'è qualcosa. Te la fa usare il cavallo a te? Non si sa mai, non si sa mai. Però lì c'è un ponte che in qualche modo, se ce l'hanno fatto, c'è un modo per arrivarci. Vuoi che troviamo sempre lo stesso falò? Bosca, abissali. Andiamo nell'altra zona che non abbiamo mica ancora esplorato. No, non ce l'ho. Non devi andare a sbloccare da me. Metti il segno, mi ci porti. Lì c'è un ponte, ma sarà solo per bellezza a sto punto qua. Perché non c'è modo per salire. Proviamo, dai. Comunque c'è una zona che non abbiamo ancora esplorato, andando avanti. Di qua. Qua
ponte qua sopra, vedi che c'è un ponte? Secondo me è per bellezza o c'è un giro strano da fare? Mi devo documentare su quel ponticello lì. Perché da qua sopra non si saltava, era troppo in alto per arrivarci. Dopo la Rai ti do un bel annuncio. Allora, attenzione, attenzione, attenzione. Lasciamo passare. Attenzione a non far suonare le pianticelle. Attenzione, attenzione. Piano, piano, piano. Ci sono delle piante che suonano. Oh, aspetta, aspetta. Voglio andare a recuperare anche qualche oggetto se c'è. Ah, ok. No, non volevo che ci fosse un boss, hai capito? Ok. Sì. Ricettare dell'artigiano folle. Qui sopra. Un ricettario. Puoi mettere un altro segnalino. Di qua, andiamo di qua a vedere. Lì non c'è niente, c'è solo quel ricettario lì, che abbiamo preso qua, dal cadavere. Hai messo il segnalino?
Ma il gioco, ma non, siccome quella gente lì non fanno neanche il DLC. Loro sanno solo invadere. Proprio il loro passatempo preferito. Sì, ma sbloccano le zone per le mappe tanto per fare invasioni. Non fanno. Oh! È dietro dalle rocce! Vedo, eh? È là! Prova a fare R3 e lo locchi subito! Niente, andiamo. Ah. Poi metti il segno qua sopra. Devi fare il giro, devi fare il giro tutto quanto di lato. Arrivare qua in cima. Ok, metti il segno. Io vado a esplorare ancora un pochino, poi dopo la chiudo. Lo so, però ne posso fare una al giorno e allora tento di andare avanti sulle 3 ore. No, manco 10 minuti. Io ancora un po' qualche minuto, esplorare un po' la zona un po' più indietro, lo facevo un attimo, solo un pochino, vedere se mai che c'era un altro gettino. Ok, andiamo di qua.
Sì, non è che sia tanto bello. Ah, non mi fa mica compagnia. Va bene. No. Ok, alla prossima. Un altro gettino. Ricettardi, l'artigiano folle, volume 2. Bene gente, con questo è tutto, anche per questa live dedicata al DLC di Elden Ring nelle Terre dell'Ombra. Continuate a seguirmi e alla prossima.